Giuseppe Di Giorgio, presidente dell'Allianz Udas, siamo a poche ore da un derby importante contro l'Olimpica Basket, una partita estremamente importante soprattutto anche per i risvolti della vostra classifica in base anche ai risultati del turno infrasettimanale e soprattutto per la corsa ai playoff. Sì, certamente, questa è una delle partite più difficili che ci aspettano di qui alla fine del campionato, quindi ovviamente andrà giocata con molta, molta attenzione, sapendo appunto che è una partita delicata in quanto è sempre un derby cittadino, però sostanzialmente vale sempre 2 punti e quindi metteranno i ragazzi lo stesso impegno che mettono sempre. Tra l'altro siete usciti a testa altissima da un confronto con la capolista Nardò, davvero bello, e tra l'altro alla fine di quel terzo quarto eravate praticamente con un distacco di soli 2 punti. Sì, noi la gara ce la siamo giocata praticamente fino al terzo quarto, siamo stati in partita, è stata anche una partita piuttosto piacevole e poi, come dire, ha prevalso la superiorità dei padroni di casa, insomma, che comunque è notorio che siano la squadra più forte del girone, e comunque insomma è stato anche un onore perdere l'imbattibilità, o meglio il filotto di 15 vittorie consecutive, interromperlo proprio con il Nardò, insomma. Senta, Presidente, cosa si sente di dire ai tifosi e alla cittadinanza per questo importante derby? Ma storicamente il derby cittadino è sempre stata una festa dello sport e sicuramente sarà anche domenica prossima. Insomma, non ci sono mai stati problemi. La rivalità c'è, ma appunto non è una rivalità esasperata. I 2 punti serviranno ad entrambe le squadre, però posso dire che la nostra tifoseria organizzata riserverà qualche bella sorpresa a tutti, insomma, con degli striscioni e con delle coreografie particolari pensate proprio per questa giornata di sport. Poi ovviamente il palazzetto sarà pieno di famiglie, come al solito, di bambini. Sicuramente ci sarà tutto il settore giovanile, il nostro settore nutrito, settore giovanile, quindi non vediamo l'ora di poter scendere in campo e di poter vivere appieno questa giornata di sport sano e piacevole per la città. Grazie.